Pierluigi, grazie. Questo non c'entra nulla col Palarido, mi sarebbe piaciuto farla a Cucciago. Mi racconta la sua storia dall'inizio. 1952. Cantù, quartiere? No, Figino Serenza. Ah, provincia di? Come sempre, praticamente a sud, a confine con Cantù. Poi mio padre nel 62, a 10 anni... Si chiamava? O Mario, si chiama? Mario. Era costruttore di opere e pavimenti e ha costruito casa a Cantù e lì ho cominciato all'Oratorio di San Michele a frequentare il basket. Il primo tesseramento a quanti anni, Pierluigi? Dunque era a 14 anni, è stato con la Pallacanestro Cantù nella categoria allievi e da lì è cominciato, ho fatto 4 anni di attività giovanile e 23 di Serie A. Il debutto in A a quanti anni? Nel 69, 17 anni. Invece da titolare a quanti anni? Ininterrottamente, diciamo. Primo anno da titolare in A, L'anno dopo, insomma, è cominciato ad entrare nei primi 5, a 18 anni. Il primo quintetto in cui era titolare, lo ricorda? Un po' con difficoltà, però ci proviamo. Oppure cambiamo, Pierluigi, diciamo il top 5, lo starting 5 di quegli anni che la portarono sul tetto d'Europa, anche il mondiale per club, la Coppa Intercontinentale vincesta. Sì. Ma diciamo, mi ricordo benissimo i primi 5 quando ho cominciato a essere titolare, eravamo Linard, De Simone, Farina, Recalcati e Marzorati. Mentre invece, vabbè, diciamo che io ho beneficiato dal fatto di avere sempre degli ottimi compagni di squadra, sia in nazionale che nel club. Quindi credo che adesso ricordarli tutti è un po' difficile, però insomma... Tutta la carriera Cantù, Pierluigi? Sì, solo Cantù. Tutta Cantù. Quindi tipo Totti, Maldini, Bergomi nel calcio. Beh, insomma, nel basket chi c'è stato? Vabbè, di grandi come lei, solo lei, del suo livello. Penso di sì, insomma, però voglio dire... A chi ha detto di no? Quante volte? Perché io ho detto di no, ho detto la società a Maccabi Tel Aviv, a Barcellona e a Benetton. Quindi però sono sempre stato anche vincolato al fatto che ero studente universitario in ingegneria, per cui mi faceva comodo giocare a Cantù, anche perché in quel momento la squadra, oltre che approfittare degli investimenti che aveva fatto sul vivaio, aveva anche degli ottimi stranieri. La presidenza è sempre stata la famiglia Allievi? Beh, nel periodo migliore sì, poi però è venuto Radio Corrado, Polti, la famiglia Cremascoli, quindi adesso fortunatamente... Con il Marzorati giocatore però solo allievi. Sì, sì, sì. Il palmarès, quanti scudetti? 2 scudetti. Quattro Coppe Corres, 2 Coppe dei Campioni e 2 Intercontinentali. 2 Intercontinentali. E poi 2 campionati giovanili, anche questo che secondo me... Non li cito mai, però ci tengo particolarmente perché sono soddisfazioni veramente che ti lanciano a credere in quello che hai avviato. In nazionale, Pierluigi, lo stesso palmarès a occhio che mi ha snocciolato Dino Meneghin, molto insieme, no? Lui 2 anni più... Sì, sono riuscito a batterlo perché lui, siccome aveva un ruolo molto più importante che il mio e anche più pericoloso sotto canestro, lui ha patito degli infortuni che gli hanno fatto saltare alcune manifestazioni. Quando si affacciò Pierluigi in nazionale, la prima volta, il debutto? Dunque, nel 71 al campionato europeo di Essen in Germania. Fece, allora, ci provo io, la prima Olimpiade del 72 la fece? Sì. Poi 76 con Charlie Recalcati, con Iellini, ricordo di aver studiato i quintetti. Mosca 80. Esatto. Anzi, aspetti, 72 quanto arrivaste? Mi aiuti? Quarti. Accidenti. Straordinario risultato. Certo, no, ottimo risultato. Con CT? CT è Giancarlo Primo. Ah, di già? Sì. Poi quinti in Canada. A Montreal sempre con Giancarlo Primo. Secondi, medaglia d'argento. A Mosca con Gamba. Grazie per la verità anche al boicottaggio degli Stati Uniti. Sì. 84 Los Però Angeles. Della serie che chi assente è sempre torto. Certo. 84 Los Stati Uniti, quinti. Poi, aspetti che mi sono perso. 88 Seul. No, non si è qualificato. 84, no, finale, no, non si è qualificata la squadra. Però era già uscito. Già fuori, nel 86 ho fatto il quindi mondiale a 34. In Spagna e quindi a 34. Con Bianchini, no? O è ancora sì, Bianchini. Con Bianchini.
E poi invece ha lasciato nel il basket, a parte la partita... Nel 91. Sì, quindi ha 39 anni. Poi sì. Ha fatto una partita a quanti anni? 54? Nel 2006, 54, sì, per... Un fine benefico anche, o qualcosa sì, del genere. Battere sì, ogni record. E poi no, il record, se non dico, abbiamo giocato 5 decadi. No, ah sì, bravo, bravo. Quante presenze da professionista fra Coppa Italia, Coppe? Un migliaio di partite? Forse intorno agli 700-800. Mi raccontava Meneghin, venne scelto a 19 anni, ma non lo sapeva, in NBA, e poi a 24 dai Knicks. Mai interesse NBA per Pierluigi Mazzarati? No, diciamo troppo interesse... poco fisico? Esatto, probabilmente che è quello. Pierluigi, chi è il Mazzarati? Chi era un Mazzarati prima di Mazzarati, quindi negli anni fino agli anni 60, e chi è un Mazzarati dopo Mazzarati, se esiste un playmaker? Lei era play puro, 1,80 e? 87. Quindi una persona normale. Vabbè, all'epoca era alto. Sì, però rispetto a quelli che giocavano con esatto. Me era più piccolo. E esistono due che le somigliano vagamente? Come sul piano della cerebralità? Ma del precedenza a me c'era Iellini, Ossola e Recalcati, con lui di questi tre personaggi, questi giocatori, mentre adesso cioè, sono troppi gli americani che non riesco a capire quali sono gli italiani che possono effettivamente dare un futuro a questa nazionale. Ma Mazzarati ha avuto la carriera che sperava, che tornasse indietro rifarebbe tutto, nessun rimpianto, non giocherebbe a Milano ad esempio, per gli eterni rivali? Ma no, potrebbe capitare, cioè, siccome io ho avuto la fortuna di avere appunto la squadra sempre competitiva, non ho mai sentito la necessità di dover cambiare aria e cambiare squadra. Invece la lascio con questo, proprio il quintetto della sua carriera, più l'allenatore, il presidente, tante risposte potrei darle da solo, l'allenatore della carriera forse Sandro Gamba? Ma direi anche Taurisano all'inizio. Scomparso da poco. Bianchi, esatto, Bianchini che ha valorizzato anche la mentalità professionistica e quindi saper preparare psicologicamente le partite e giocarsene anche psicologicamente. E poi di Alessandro Gamba, ma anche Giancarlo Primo, esatto. Per esempio, che ha avuto fiducia in me. Invece Pierluigi, un DG, un DS, un dirigente, un presidente? Ma per me Morbelli è stato un po' anche un padre putativo. Perché che andò anche a Pesaro, mi aiuti? No, no, quello è Cosmelli, ho sbagliato. Sì. No, Morbelli come direttore sportivo, sì. A Cantù, che poi è venuto a Milano, e lui è stato un personaggio veramente di grande spessore umano. E poi il mio presidente, che è mio suocero, Aldo Allievi, che purtroppo è mancato anche lui. Quando? Sono già 5-6 anni, che è stata una persona che ha fatto grande Cantù, una persona che rappresentava lo sport sotto l'aspetto morale, quello che la persona che addirittura ha trovato gli sponsor per le squadre avversarie senza guadagnarsi niente ovviamente, quindi era un'altra persona. I due quintetti, Pierlo, poi la lascio, il quintetto di ogni tempo con lei a Cantù, escludendo lei, cioè i 5 più grandi con cui ha giocato in Serie A. Se ne va. Playmaker a parte se stesso? Recalcati, poi metto Antonello Riva e Bariviera. E poi Bariviera metto... come alla piccola? Sì, e poi. Barabba? Sì. E Renzo poi Bariviera. Jim Brewer, americano di, si ricorda? Americano di. O ha giocato in NBA, no? Lui ha giocato 11 anni in NBA, ecco. Ha giocato a Los Angeles Lakers. Bianco, mi aiuti, perché no, è di colore. E poi Bruce Flowers, che ecco quello, a Notre Dame. Di origine olandese o sbaglio? No, lui è di Detroit, è americano. Infine con la nazionale, il quintetto dei compagni. Allenatore che mettiamo in nazionale, Sandro Gambo primo? Ma io li metterei tutti e due. A pari metti? Sì. Invece poi, il Medellin. Beh, partiamo dal play. A parte se stesso. Caglieris. Grandissimo. Il pallone di Grenoble sotto la pancia, poi? Caglieris, metterei Antonello Riva, alla piccola, Sacchetti, Meo Sacchetti, Villalta e Meneghin. E quindi nessun rimpianto per l'NBA, anzi gliela giro così, se oggi fosse all'apice, andrebbe in NBA, sarebbe
eleggibile, nel senso che sarebbe abbastanza forte in questo basket di oggi, però molto più fisico è Pierluigi, o sbaglio? Sì, infatti è molto più fisico, non è che, certo che sicuramente una soddisfazione di mettere una partita mi sarebbe piaciuto, però insomma ho avuto tante soddisfazioni nella mia carriera, quindi soprattutto anche per quello che mi ho consentito di fare oggi, che ripeto mi dà la possibilità di svolgere la mia professione di ingegnere. E dove? Cantù, però siamo sulla Lombardia, stiamo facendo. Quindi anche... a 67 anni ancora in attività? Sì. Non è in pensione? Assolutamente no. Infine... perché sono mio figlio architetto, devo dargli una mano a lui. Bravissimo. Le note sulla famiglia e poi la lascio. Quanti figli? La moglie come si chiama? Gli anni? Si chiama Elisabetta. Anni non li diciamo? Ma no, 54 anni. Molto più giovane? No, scusa, 64. No, non basta anche per me. Brianzola, Cantuino? Sì. Cioè, mio professione? Figlio... fatta adesso? Medico pediatra. Ancora in attività? Sì. E poi quanti figli? Francesco e Lavinia. Francesco è architetto, appunto, con me nello studio, lavora anni? Con me. 30. Ex giocatore? No, attuale giocatore di calcio. Dove? A Figino Serenza. Ma in che categoria? Seconda categoria. Ruolo? Difensore centrale. Grandissimo. E Lavinia? Lavinia invece è studente in marketing e comunicazione, è una anni? Ragazza molto brillante, secondo me sa il fatto suo, ha 23 anni, credo che ha una bella impostazione di vita e sono contento sia per lei ma anche per Francesco. Infine, davvero, Pierluigi, a 67 anni come si vive? Non è... No, sono 66, vabbè, 12 vabbè. Settembre sono 66. Vabbè, tre mesi, no, ma... Già passano veloci. Ho sbagliato. Non mi ricordavo nemmeno. E non si vecchia mai restando attivi nel... Ma diciamo che... Come si immagina? Non i 70 ma gli 80 per Luigi? Ma non lo so. Ad esempio Sandro spero... Gamba scrive per Repubblica ed è salace, ha notato? Sì. Lo segue il basket? Sì. Non no, fa sconti? Diciamo che secondo me è inutile, le dimostra bene, le passa un po', che cose, cioè, le porta bene e quant'altro. Il discorso è questo, credo che la soddisfazione di ogni persona è quella di riuscire a fare un qualche cosa, un'attività, avere relazioni... con i familiari, con gli amici, in totale armonia e diciamo discrezionalità e soprattutto star bene in famiglia, star bene nel gruppo degli amici, star bene e avere soddisfazione nella professione di lavoro, credo che sia il modo migliore per rimanere diversamente giovani. Architetti del basket italiano, solo lei e Fabrizio Frates ha un certo livello di notorietà? Beh, il fratello di Fabrizio è architetto, per esempio. Ma è nel basket anche lui? Sì. Come si chiama? Lui gioca Frates Francesco. E poi no, ce ne sono anche degli altri, ingegneri c'è... No, pardon, lei è ingegnere, esatto. mi sono Ungaro, e poi ce ne sono tanti altri. Di ingegneri allora, sì. Ingegneri del basket chi c'è? Ungaro, che lui è stato... Di nome? Gian Domenico, è stato laureato al Politecnico 10 anni prima di me. Dove giocava Ungaro? A Milano, a Siemens. Ma vabbè, titolare? Sì. Dall'epoca di Meneghin? No, prima. Ah, ecco, grazie.